Buonasera, mister. Ciao, buonasera. Ciao. Giustamente il tuo sorriso rispecchia in toto il tuo Verona. Possiamo dire il Verona più bello di questo campionato, oggi a Perugia? Abbiamo fatto una partita strepitosa. I ragazzi sono stati in grado di approcciare la gara e farla per tutta la durata in maniera bellissima, con grande personalità, con grande qualità. Abbiamo messo in difficoltà un avversario che ha gioco, che ha qualità. Siamo stati in grado di saperlo pressare bene per larghi tratti della gara. E abbiamo ampiamente meritato questa vittoria importantissima e molto molto bella. In gol Bianchetti, fatalità, ne abbiamo parlato nel prepartita, in gol anche Anderson, due giocatori che tu finalmente puoi dire che hai ritrovato il 100%. Ma io oggi sono orgoglioso di questo gruppo e sono convinto che tutti i tifosi che ci hanno seguito, hanno fatto questo lungo viaggio, siano altrettanto orgogliosi della prova che hanno fatto questi ragazzi, perché ci siamo detti prima della gara che eravamo in difficoltà numerica, che avevamo fatto tre partite in una settimana. Ma questo è un gruppo che ha risposto presente e ha detto a tutti quanti, se mai ce ne fosse bisogno, che abbiamo tanta voglia di essere protagonisti in questo campionato difficilissimo. Una classifica che sorride sempre più al Verona. Verona che adesso, al Verona mancano solo 9 partite, quindi il tempo è sempre meno, però il Verona per fortuna è sempre più in alto. L'obiettivo è quello di non accontentarsi, andare alla ricerca del miglioramento continuo e cercare già da sabato di ottenere un altro risultato difficile ma altrettanto importante, riproponendo le stesse qualità di questa partita, perché oggi, ripeto, siamo stati in grado di fare una partita molto molto bella. E c'è qualcosa anche da recriminare, perché è stato punito un tuo giocatore per un rigore netto anche. Giocatore che tu peraltro non avrai neanche a disposizione sabato a 20 gol contro l'Ascoli perché era in diffida. Ma poi gli episodi a me non piace parlarne, io faccio i complimenti all'arbitro perché oggi è stato in grado di arbitrare bene una partita difficile, quindi al di là degli episodi penso che abbia gestito la gara nella maniera migliore. Buonasera Fabio. Ciao, buonasera. Quarta volta contro il Perugia, 4 vittorie, tutte e 4 nette. Per me è sempre un grande piacere rientrare qui, perché è stata una parte del mio passato stupenda e quindi ho tanti ricordi belli che mi accomunano a questo posto. E però oggi sono venuto con altri colori e sono contentissimo di aver portato via una vittoria importante e difficile. Posto, grazie. Sì. Secondo te il Perugia... poi è sempre facile parlare col senno del poi. Il Perugia con due attaccanti puri invece che con un centrocampista più largo avrebbe potuto mettervi più in difficoltà sul piano del palleggio? Hanno provato a fare una partita provando a gestire il gioco, ma hanno trovato di fronte un avversario che è andato a cercarli a tutto campo. Abbiamo fatto un pressing altissimo, abbiamo messo in difficoltà una squadra che ama giocare e abbiamo provato a non farglielo fare, ci siamo riusciti per tutta la gara, tranne nei minuti finali in cui la partita era diventata caotica e abbiamo rischiato di mettere in bilico un risultato che penso sia stato ampiamente meritato. Grazie. Ciao, buonasera. Ti sento. Ah, ok. Senti, complimenti innanzitutto per la partita che avete fatto. Hai trovato un ex compagno di nazionale che oggi a Perugia inizia idealmente la sua carriera da allenatore, come per te è stata quella di calciatore? Ma mi ha fatto tanto piacere rivederlo, ci abbiamo chiacchierato prima della gara, gli ho fatti i complimenti all'andata, gliel'ho fatti prima della partita e le ribadisco dopo, perché sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché è un ragazzo che ha qualità e le sta dimostrando tutte. Grazie.